l'installazione, dovete capire un attimino dalle curve che vi vengono date dai costruttori, in questo caso specifico c'è questa curva di ABB, come la portata dell'interruttore in assoluto o in percentuale scende al variare della temperatura all'interno di questo quadretto e della muta influenza con gli altri interruttori. Per esempio, se voi prendete un interruttore, come c'è scritto qui, calibro 16, e lo andate a fare, l'ambiente previsto di funzionamento ha una temperatura di 40 gradi, lui i 16 ampere non li porta, porta 15,1, e voi dite, poca roba, non lo so, qui non sto dicendo se è tanto o è poco, sto dicendo che attenzione che non portate più 16 ampere, questo interruttore ne porta 15, avete perso un ampere. Se poi a questo punto lo andate a mettere con altri 8 interruttori attaccati sullo stesso, diciamo così, sulla stessa guida DIN, questo c'è un'ulteriore riduzione del 23%, fatto sta che quell'interruttore porta 11,5 A, poco più. È ancora valido a questo punto il quesito della serie, ma quell'interruttore è in grado a questo punto di fare il servizio per cui è nato, oppure dobbiamo passare al calibro successivo? A voi la do sentenza, perché voi avete fatto il progetto e voi a questo punto sapete quanto è l'assorbimento del carico nominale. Perché se l'assorbimento del carico nominale è 16 ampere, quell'interruttore continuerà a scattare. Chiaro il concetto? Quindi questo interruttore da 16 ampere non va bene per un carico da 16 ampere in queste condizioni di installazione. Guardate che questi concetti sono esattamente gli stessi concetti che vi trovate nei quadri elettrici quando andiamo a parlare di quadri industriali, né più e né meno. Quindi non sto altro che ripetendo alcuni concetti basilari che devono essere tenuti in considerazione anche se si sta progettando un impianto ad uso domestico. Oggi noi ci fermiamo qui. Non prendiamo in considerazione interruttori con un potere di interruzione più elevato di 6 kA. Facciamo l'ipotesi quindi di avere un nostro impianto ad allacciato in monofase, dove la prescrizione data anche dalla CE 021 ci dice 6 kA, potere di interruzione. Punto, non me lo vado a calcolare, pertanto io utilizzo i 6 kA. Però io vi ho detto prima che questi signori qua bianchi hanno una doppia vita, a differenza degli interruttori industriali, dove è chiaro che un interruttore scatolato della serie T-Max o un interruttore aperto della serie E-Max va ed è usato esclusivamente in ambito industriale. Lo dice la parola stessa, sono interruttori per le fabbriche sostanzialmente, per le produzioni, non certo per i centralini di casa. Ma allora, come faccio a scegliere il potere di interruzione di un apparecchio bianco che è subdolo, perché non perché è colpa sua, ma perché può essere utilizzato in due ambienti diversi? Beh, innanzitutto sarà il progettista di quel progetto che ci dirà quali sono i limiti del progetto, dove finisce la parte civile e dove inizia la parte industriale. Se siamo in casa, tutto è civile. Se siamo in un capannone, la questione diventa un pochino più, complessa. Nel mondo civile il potere di interruzione viene indicato da questo rettangolo rosso, quindi è scritto qua, proprio in fronte dell'apparecchio. 4,5, 4500 A, legacy 4,5 kA, o eventualmente 6 kA. Il calibro di questo interruttore arriva fino a 40 ampere o addirittura fino a 100 ampere. Però attenzione che dobbiamo togliere le curve K e Z, quindi noi ci fermeremo a 63 ampere. Cos'è questo potere di interruzione in nero che viene normalmente stampigliato sul affianco dell'interruttore? È il potere di interruzione secondo la norma industriale. Quindi voi capite bene che lo stesso interruttore è in grado di avere due poteri di interruzione a seconda della norma di riferimento. Il motivo è perché vengono utilizzati diverse metodologie di calcolo, non entriamo nel merito, però il messaggio è: fate bene attenzione
quando andate a scegliere gli interruttori, poi ci torno su queste slide, su questa slide che ho saltato, quando state lì in attenzione, quando andate a scegliere l'interruttore per uso domestico, perché dovete andare a selezionare la prima riga dove si parla di norma 898 e lì andate a selezionare a 230 volte il potere di interruzione che vi interessa. E non andare a scegliere il potere di interruzione secondo la 947, perché non è detto che sia uguale, né tantomeno che sia più grande o più piccolo. Dovete leggerlo. Nel mondo industriale la questione è più complicata perché dovete fare attenzione all'applicazione. Nel mondo civile noi ci fermiamo soltanto all'applicazione 898. Altra cosa importante. A catalogo noi troviamo scritti i poteri di interruzione, cioè la capacità che ha quell'interruttore di interrompere la corrente di cortocircuito, che abbiamo detto nel nostro, che oggi per noi non supera i 6 kA imposti. Il potere di interruzione si chiama, ha una certa dicitura, che per interruttori industriali si chiama ICN o eventualmente, scusate, si chiama ICU o eventualmente ICS. ICN invece è il potere di interruzione del nostro amico bianco. Allora a questo punto uno comincia a fare un po' di confusione. Andiamo con gradi. ICU è il potere di interruzione ultimate, classico degli interruttori scatolati o aperti. ICS è quello di service, che rispetto a ICU ha, diciamo così, un ciclo di chiusura e di apertura superiore. ICS per i prodotti industriali non è un obbligo normativo, potrebbe anche non essere dichiarato a catalogo, ma la norma 947 dice se tu costruttore vuoi dichiarare ICS, lo dichiari secondo le mie regole e non secondo le tue regole. Tu non sei obbligato a dichiararlo, ma se lo dichiari in un certo modo. E voi sapete chi fa anche progettazione industriale, che può essere lo 0%, il 25%, il 50%, il 75%, il 100% del potere di interruzione ICU. Quindi noi andiamo a dichiarare a catalogo qualcosa che è un optional, quindi una performance aggiuntiva, che non è obbligatoria. Per quanto riguarda invece gli interruttori di oggi, questi hanno dichiarato a catalogo un ICN. Qui mi rendo conto che la norma avrebbe dovuto allinearsi alla norma industriale o viceversa, ma ICN è equivalente di ICU. Ma non troveremo mai a catalogo, per quanto riguarda i prodotti modulari, l'equivalente di ICS. Questo anche qui va chiarito fin da subito, non perché gli interruttori modulari siano peggiori in termini di prestazione degli interruttori industriali. Scusate, non perché questi interruttori civili siano peggiori degli interruttori industriali in termini di prestazione o di capacità di interrompere il guasto, ma perché la norma civile 898 obbliga, ripeto, obbliga il costruttore ad avere una ICS equivalente ben precisa rispetto al valore di ICN. E la norma dice, ma siccome è un obbligo di prodotto, è inutile che tu lo dichiari, perché sottintendo il fatto che se tu l'hai targettato 898 abbia automaticamente quel valore di ICS che ti ho imposto io. Quindi non è vero che l'ICS dichiarato a catalogo dell'interruttore, diciamo così, industriale, dia una maggior performance rispetto all'interruttore modulare. È vero il contrario, ovvero che l'interruttore industriale, per farsi vedere bello, tra virgolette, che ha un qualche cosa in più che non è obbligatorio per legge, lo mette a catalogo. È come un po' se voi andate a comprare una macchina, scegliere, potete scegliere sostanzialmente, quando andate a comprare una macchina, un climatizzatore automatico piuttosto che un climatizzatore manuale o bizona o monozona. Il fatto che è un optional, il fatto che è qualcosa in più, viene enfatizzato a catalogo rispetto al fatto che
abbia di serie le quattro ruote piuttosto che ne so io, un altro accessorio che viene venduto obbligatoriamente insieme all'autovettura. Quindi, ricapitolando, ICN è il potere di interruzione del modulare che si tira dietro sempre il suo relativo, chiamiamolo ICS, mentre ICU è il potere di interruzione dell'interruttore industriale che può tirarsi o meno dietro un valore di ICS. Ritornando a noi, sostanzialmente state molto attenti, quindi ricapitolando al concetto che il interruttore ad uso domestico può avere una doppia faccia, una doppia vita a livello quindi domestico vero e proprio nelle nostre abitazioni, ma lo stesso modello può vivere nel mondo dell'industriale o non strettamente domestico. Ora chiedo alla collega sostanzialmente di introdurre la prima domanda di oggi, in modo tale di capire se sono stato sufficientemente chiaro nella spiegazione fino ad oggi riportata. Grazie. Aspettiamo un secondo per vedere se arriva la domanda. Un attimo di pazienza che sta arrivando la domanda, altrimenti le facciamo tutte dopo, dipende un attimino dal collegamento tecnico che abbiamo oggi. Per il momento è tutto chiaro? Mi faccio io la domanda diretta, è tutto chiaro quello che vi ho raccontato fino adesso? Qualche dubbio? Qualche commento a proposito? Rita, tu a 88 anni ti vai a mettere quel vaccino là? Ci sta gente che chiede da dove ci viene, che sta scappando questa cosa, mica è tanto sicura. Ok, vedo che qualcuno sta rispondendo che dice che è tutto chiaro. Comunque adesso aspettiamo la collega, eventualmente andiamo avanti e facciamo la domanda in un tempo, tra poco, quando saremo pronti. Ok, proseguiamo allora. No, io non Questo è dico il senso. niente, questi devono apparire sempre più fregni di un altro, io lo so, ma non me lo voglio ancora fare. Chiedo scusa, c'è qualcuno che ha il microfono aperto e sta facendo una telefonata, non riesco a proseguire. Può spegnere gentilmente, signora, il microfono? Grazie, così riusciamo a proseguire e riusciamo tutti a seguire quanto vi sto raccontando. Allora, proseguiamo intanto per le domande. Adesso c'è il problema, una volta che abbiamo determinato il potere di interruzione, senza grosse difficoltà perché lo possiamo scegliere o 6, o 4,5, poi vediamo quando l'uno e quando l'altro, c'è il problema, tra virgolette, di andare a proteggere un cavo, quindi andare a proteggere quella linea che va ad alimentare la nostra lavatrice piuttosto che la nostra pompa di calore.
Dovremmo quindi andare a determinare la sezione secondo il solito metodo che voi avete, no, che è già noto, e quindi a quel valore di z che avete prima determinato con nelle formule precedenti. Nel mondo civile noi ci fermiamo sostanzialmente quasi sempre, non dico sempre, ma quasi sempre, alla fatidica sezione di 2,5 mm quadrati, più che sufficienti per alimentare il frigorifero o gli altri apparati. Ma in linea di principio io dovrei a questo punto utilizzare la famosa IBNZ che vi ho fatto vedere prima, e dovrei poi andare a disegnare quello che in gergo tecnico si chiama curva di quadrato T dell'interruttore e quella del cavo, e verificare sostanzialmente che l'energia termica lasciata passare dal cavo sia superiore all'energia termica, o meglio, l'energia termica che il cavo è in grado di dissipare sia superiore a quella lasciata passare dal nostro interruttore. Quando queste due curve sono belle distanti tra di loro e quella dell'interruttore è ben sotto quella del cavo, noi siamo certi che quella sezione, per quella lunghezza, è sicuramente protetta dal nostro interruttore modulare. Il quadrato T del cavo è facilmente ricavabile perché è dato sostanzialmente da un prodotto, che è un K, che dipende sostanzialmente dalla tipologia del cavo, e da S, che è la sezione del cavo stesso. Per quanto riguarda invece il quadrato T dell'interruttore, non è detto che sia così facilmente calcolabile. Oggi, siccome parliamo di interruttori modulari, è facilmente calcolabile o quantomeno facilmente trovabile a catalogo, perché abbiamo detto che sono interruttori a taratura fissa, quindi non hanno una taratura variabile nella termica e una taratura variabile nella magnetica, e tantomeno sono elettronici. Quindi di fatto il quadrato T che trovate a catalogo, cioè questo, la cosa fatta così, è quella e finisce lì, è facilmente quindi copiabile. Ben diverso è qualora io potessi variare la termica dell'interruttore, variare la magnetica dell'interruttore e vedere che questa curva si sposta in un piano con infinite combinazioni a seconda di come io regolo queste funzioni. Però oggi noi avremo, ripeto, una curva semplice da disegnare e facilmente reperibile a catalogo. Andiamo avanti. Come faccio adesso? Secondo step, primo step, abbiamo trovato il potere di interruzione dell'apparecchio, 6 o 4. Secondo step, abbiamo protetto il nostro cavo classico da 2,5. La domanda che adesso uno si può porre è: ma quel benedetto oggetto che io metto nel montante, piuttosto che metto come generale di centralino, è selettivo con gli oggetti che vanno a proteggere i singoli carichi? Oppure quando c'è un guasto sulla lavatrice va in off tutto l'appartamento? Perché non ho fatto il calcolo della selettività? Per poter rispondere a questa domanda, noi dobbiamo sostanzialmente andare a disegnare le due curve. Dovremmo andare a disegnare quindi la curva nel tempo e corrente dell'interruttore che viene posto a monte, è la curva a tempo corrente dell'interruttore che viene posto a valle, e come facilmente disegnabili da un qualunque software, tra cui anche quello della BB, su carta millimetrata, dove sulle ordinate metto il tempo e sulla fissa metto la corrente. Interruttore a monte, cioè quello che sta come generale del centralino, o addirittura quello che sta nel montante, giù sotto in cantina, a n decine di metri di distanza dal mio appartamento, dovrà avere una caratteristica, la vedete questa nera, più alta rispetto alla caratteristica dell'interruttore che va a alimentare la lavatrice piuttosto che il frigorifero. Nel momento in cui si incontreranno queste due caratteristiche,
io perderò la selettività, in quanto per una corrente, qualunque corrente di guasto superiore alla riga tratteggiata blu verso destra, entrambe le caratteristiche scatteranno. Quindi, in questo esempio specifico, io vedrò che con questi calibri, con queste scelte, io perdo la selettività intorno ai 100-110 A, di corrente di guasto. Quando il calibro dell'interruttore è pari a 8 piuttosto che pari a 25. Quindi separiamo bene le caratteristiche affinché gli interruttori prescelti in base questa volta al carico, il calibro, possano essere sufficientemente distanziati, in modo tale da evitare che la nonnina o voi stessi d'inverno con meno 10 gradi in caso di guasto lavatrice dobbiate percorrere tutto il pianerottolo, andare giù in garage o in cantina e riarmare l'interruttore. Al massimo fammelo te. Sarebbe veramente, come dire, piacevole. Ma se nel caso tu hai bisogno di lei, quando me le potresti dare? Prima me le vengo a prendere, non è un problema per... Chiedo scusa, potete disattivare i microfoni, per favore? Vi chiedo la cortesia di disattivare. No. Scendi a Torino? Vabbè, io mi fermo finché il microfono. Adesso riesco a evitare, però. Ma sai cosa? Poi bisogna riandare se ci mancarci elementi. Gli sirci. Per cortesia, rinnovo l'invito di disattivare i microfoni, per favore. Le vostre telefonate disturbano la registrazione dell'evento e la relazione e di conseguenza anche l'attenzione dei vostri colleghi. Per favore, disattivate i microfoni. Quella che io darmi linea a Francia, Sì, se non va bene, e vedo che gli inviti certe volte cadono nel vuoto. Allora, altro aspetto importante: abbiamo separato le caratteristiche degli interruttori, abbiamo fatto in modo che l'interruttore di monte sia sempre più lento dell'interruttore di valle per garantire alla nonnina o a noi stessi una buona vivibilità dell'appartamento in caso di guasto, che può sempre succedere. Adesso la domanda è: quanti carichi posso mettere sotto il singolo interruttore? Beh, io direi che la soluzione di destra è una soluzione poco raccomandabile, perché avrei tutti i carichi sotto un unico interruttore. Non riesco a discriminare il guasto e avrei, indipendentemente dalla selettività precedentemente fatta, il fatto che questo signore qui che protegge tutti questi carichi scatta inevitabilmente ed è tutto spento. L'ideale sarebbe avere un interruttore per ogni linea. Mi accontenterei che ci fosse un'associazione logica abbastanza intelligente dei carichi con il proprio interruttore di monte. Quindi diciamo una via di mezzo tra la destra e la sinistra potrebbe essere sicuramente trovata. Tanto i centralini di oggi, abbiamo detto, sono sufficientemente capaci di contenere tanti interruttori e tanti oggetti, perché magari possono contenere anche la domotica. Quindi un altro modo per fare selettività, in questo caso si chiama selettività orizzontale, è quella di sostanzialmente andare a separare il più possibile i carichi tra di loro, adottando per ogni linea o per poche linee un singolo interruttore di protezione, in modo tale da discriminare il guasto. Si chiama selettività orizzontale. Questa è valida sia per gli interruttori che vedete a sinistra, ma è valida anche per i differenziali che vedete sul lato destro e che riprenderemo quando andiamo a parlare di interruttori differenziali. Sul capitolo 37 mi soffermo abbastanza poco, perché a
veramente adesso soltanto darvi alcuni messaggi. Già all'epoca, nel 2017, quindi 3 anni fa, si parlava di una certa variante V3 che introduceva certe protezioni ausiliari. Queste protezioni ausiliari erano anche legate sulla qualità dell'appartamento, diciamo così, già prevista abbondantemente nel capitolo 37 del 2011. All'interno di questo capitolo 37 si poteva notare che la superficie dell'appartamento in qualche modo era, come dire, proporzionale alla tipologia di contratto che si suggeriva. 3 kW per gli appartamenti medio piccoli, diciamo così, oltre a questo valore di 75 metri quadri, 6 kW. Questo aveva fatto scalpore all'epoca perché sembrava quasi un'imposizione, ma nel vedere nell'ottica di quello che vi ho appena detto, vi ho appena raccontato, cioè quella di distribuire sostanzialmente i carichi più possibile singolarmente con lo stesso interruttore, voi capite bene che la questione è quanto mai azzeccata. Perché cosa vuol dire qui? Vuol dire che io distribuisco a n linee su n interruttori e cerco per fare in modo che tutti possano essere alimentati dal servizio che l'inquilino vuole, cerco di aumentare al massimo la potenza di 6 kW. Nel 2011 questo era più difficile da realizzare, adesso con la bonifica dei montanti in essere dovrebbe diventare molto più semplice e molto più attuale. Montante, ecco qui che andiamo a discriminare quello che mi veniva a raccontare, chiesto prima, 4,5 o 6 kA. C'è poco da sfogliare verza. Subito dopo il montante non ci si pensa nemmeno, 6 kA è potere di interruzione dell'apparecchio per un contratto monofase, punto. Questi sono i dati, quindi non scegliamo nient'altro che un apparecchio con un calibro termico, vedremo poi per esempio da 25 ampere, non lo so, che abbia un potere di interruzione ad uso civile 6 kA. La questione è, e lo mettiamo qui, la questione è adesso a questo punto quant'è la lunghezza massima che posso lasciare senza la protezione? 3 metri. Questa lunghezza massima non protetta deve essere al massimo di 3 metri. Che non è protetta tra l'altro da un punto di vista magnetico, ma in realtà è protetta da un punto di vista termico, perché la termica di questo interruttore va a proteggere quel pezzo di cavo che collega l'interruttore, chiamiamolo così, al nostro punto di consegna. L'interruttore termomagnetico poi andrà a proteggere il montante, quello che potrebbe anche essere rifatto, che collega, che va a finire in casa. Qui dentro io atterro nel mio centralino. Quanto è lungo il montante e che sezione deve avere? Qui, signori, vale il concetto del dimensionamento della linea in funzione della caduta di tensione e in funzione della quantità di carichi che ho all'interno del mio appartamento. Poi vi farò vedere una formuletta che lega sostanzialmente questi rapporti e chiaramente la sezione di questo cavo dovrà essere tale per cui avere un I quadrato T, eccolo qui, I ben superiore all'I quadrato T dell'interruttore che ho messo in questo punto. Questo interruttore, questo dispositivo, che cos'è che è? Che roba è? È una cosa, è solo magnetico, è termomagnetico o deve avere anche un differenziale? Allora, io lo preferirei solo magnetico e lascerei la protezione di termica, di montante,
e del pezzetto di cavo sopra all'interruttore generale in casa, perché salta un livello di selettività